C'è un problema che è tutto italiano quando si cerca di fare un certo cinema impegnato. C'è il cinema d'autore e poi c'è il cinema sociale. Ora, il cinema sociale è tacciato di essere abbastanza qualunquista. Secondo te, questo film si può inserire in questa categoria e se no, perché esule da questo genere di giudizi? È una bella domanda e non so se avrò un'altrettanto bella risposta. diciamo che io personalmente penso che l'Italia, così come tutte le industrie cinematografiche, abbiano bisogno sia di un certo tipo di film che di un altro tipo di film. Il fatto che in Italia si facciano soprattutto commedie, soprattutto negli ultimi tempi, immagino che i produttori sappiano bene che l'unico modo per far staccare il biglietto è magari mettere dentro un attore abbastanza famoso, molto bravo, dargli una buona storia dietro, una buona commedia e girarla. Penso che ci sia tutto di positivo in questo. Ciò che forse ci manca è la ricerca di un linguaggio, no? Che invece apparteneva alla vecchia scuola. Parlo di Petri, di Scola, appunto, di Risi, di De Sica, cioè ognuno di questi autori cercava di dare appunto un'impronta di autorialità anche nella commedia. Non credo che in Italia questo manchi, perché Sorrentino, Garrone sono degli esempi straordinari. La stessa serie TV di Gomorra penso che sia una cosa meravigliosamente girata. Però ecco, mai smettere di migliorarsi, no? Allora dico, più storie si fanno, meglio è. Il cinema aiuta pure a imparare tante cose. Io non sapevo della realtà che c'era qui in Emilia-Romagna finché non mi ci sono fiondato. Ho capito che cosa è stato qui il terremoto. È stato diverso dall'Aquila, dall'Abruzzo dove sono cresciuto. E ho visto una cosa nuova. Il cinema mi ha fatto scoprire una cosa nuova. Penso che il cinema in generale sia anche questo, no? Beh, vai a vedere un film, ma vai a vedere anche una realtà. Quindi ben venga la realtà di Checco Zalone, ben venga quella di Aldo Giovanni e Giacomo, ben venga anche quella un pochino più autoriale come quello che cerchiamo di fare noi. L'importante è che il pubblico si riappassioni a ciò che c'è davanti allo schermo. Io la vedo così almeno.